Lepri molto battute dai segugi fuggono non appena sentono le voci dei cani e dalla metà di novembre in poi è quasi impossibile assistere agli scovi classici dei periodi preautunnali. La caccia alla lepre è in assoluto l'arte della concretezza. Per apprenderla occorrono dunque diverse stagioni di continua applicazione ed uno spiccato senso di osservazione del territorio. Per questa semplice ragione è dal mondo contadino che provengono gli individui maggiormente dotati di qualità intuitive e razionali che ne fanno degli abilissimi cacciatori di lepri. Usando un termine calcistico, possiamo dire che il cacciatore agricoltore gioca sempre in casa, con l'implicito vantaggio di conoscere l'ambiente in cui si muove e decidere momento per momento dove appostarsi nelle diverse situazioni di caccia. Indigeno vuol dire individuo del posto. Il cacciatore indigeno è sicuramente avvantaggiato rispetto al cacciatore forestiero. Maggiormente accreditati in questa caccia rispetto ai consimili stranieri lo sono anche tutti i cani indigeni di provata esperienza. Fermati col bene avanti. Il compito di recuperare cinghiali feriti è precluso di norma ai postaioli, i quali non possono in alcun modo abbandonare il loro presidio se non per qualche decina di metri e solamente dopo aver avvisato esplicitamente i vicini. Qualora i canai preposti a tal compito fossero lontani dal luogo in cui i cani dovessero intercettare un animale ferito, il compito di finirlo passa gerarchicamente agli scaccini. Mauro Bergamasca ha esploso quel suo ultimo colpo, apparentemente rischioso per la presenza dei cani, con l'esplicita intenzione di non voler colpire il cinghiale, ma di sparargli vicino per metterlo in moto ed allontanarlo dai segugi. A garanzia che il vecchio detto, l'apparenza inganna, conferma quotidianamente la sua ineluttabile attualità. Ha ha ha!
stallato.